Le colline salgono ripide in questa parte di territorio albese, alla sinistra del fiume Tanaro. Siamo a Vezza d'Alba, nel cuore classico del Roero, dove la terra è sabbiosa. Tanti cocuzzoli che sui fianchi accolgono le vigne e i frutteti, mentre la loro sommità è ricoperta dal bosco. A Vezza d'Alba ha sede la cantina del Nebbiolo, cantina cooperativa classe 1959. Fu allora che un gruppo di viticoltori coraggiosi decise di mettere insieme le idee e le uve per trasformare i grappoli in vino e cominciare una vicenda umana e socio-economica che continua ancora oggi. I viticoltori associati della cantina del Nebbiolo coltivano le loro vigne a Vezza d'Alba e in vari paesi del Roero, ma sono anche altrove, nella zona del Barbaresco e del Barolo, dove è il Nebbiolo il protagonista delle vigne e dei vini. Qui è la vigna che detta il ritmo, accompagnata dal cielo che ogni giorno modifica il suo umore, dalla terra e dai vitigni che esigono le giuste attenzioni e da quell'aspirazione alla qualità e all'origine che è nel DNA della cantina del Nebbiolo e dei suoi associati. L'anno della vigna si apre ancor prima di Natale con la potatura. Con l'autunno che avanza, le viti e i loro tralci hanno perso le foglie, cadute a terra per fare un po' da protezione e un po' da nutrimento per la pianta. Nei filari ormai spogli, l'uomo viticoltore torna a lavorare e inizia così una nuova esperienza produttiva. Vite dopo vite, sceglie il tralcio migliore, più sano per la produzione dell'anno che verrà e lo taglia lungo 6-10 gemme a seconda della varietà e della vitalità della pianta. Poi elimina tutti i tralci che restano, ma con l'avvertenza di lasciare un altro ramo, molto corto, solo 2-3 gemme. In gergo si chiama sperone ed è altrettanto importante perché da questo nascerà il tralcio fruttifero dell'anno ancora successivo. In questo periodo invernale, solitamente molto freddo, il viticoltore frequenta i filari in sintonia con l'alternanza del clima. Predilige le giornate nitide, quando il sole riscalda il corpo e l'anima. Man mano che la vigna è potata, bisogna ancorare il tralcio ai sostegni. Qui è la legatura. Un tempo si faceva con i vimini raccolti dai salici, oggi con materiali più moderni. Il tralcio viene piegato ad archetto e legato al filo di ferro e alla canna, in modo che la pianta possa crescere solida e riparata. Ad aprile la vigna entra nel pieno della vitalità. Sui tralci fruttiferi le gemme cominciano a gonfiarsi. Crescono giorno dopo giorno, finché le prime, piccole foglie fanno capolino. Tra aprile e maggio i giovani tralci si allungano, mentre la temperatura cresce fino a superare i 10 gradi. Da questo momento dell'anno e fino all'estate inoltrata, il viticoltore trascorre molte ore nei filari. La vite va curata, assecondata o indirizzata, in ogni caso richiamata all'ordine, per eliminare i ricacci superflui o troppo sfruttanti e per evitare che cresca indisciplinata, che si espanda troppo, che invada l'interfilare o che i tralci sbattuti dal vento finiscano per spezzarsi. Con il mese di maggio la vite va in fiore e così si ripete un evento che ha del magico e rinnova ogni anno il ritmo dell'allegagione. Così si dice in gergo tecnico. I fiori allegano e da ogni fiore nasce un acino e tutti insieme formano il grappolo. Passata questa fase, ogni grappolo si gira verso il basso, come a volersi preparare fin d'ora alla vendemmia. Sulle colline albesi, i vitigni seguono lo stesso sviluppo generale. Solo i ritmi sono diversi. C'è quello che cammina più in fretta e quello che ha un ritmo più lento. Tutti, prima o poi, arrivano al punto giusto di maturazione. Moscato, Arnaise, Favorita, Dolcetto e Nascetta hanno un cammino più spedito. Fresa, Bonarda, Barbera e Nebbiolo sono più tranquilli nel loro percorso verso la maturazione. Il Nebbiolo, in particolare, tra i vitigni di Langa e Roero, è il più lumacone, quello che è il primo a risvegliarsi dal grande sonno invernale, ma è anche l'ultimo a maturare i grappoli e a lasciar cadere le foglie.
Nella vigna l'estate, o almeno il mese di agosto, di solito trascorre sonnecchiosa. Quando i primi acini cominciano a cambiare colore, è il momento giusto per eliminare i grappoli in eccesso. Così facendo si indirizzano le sostanze nutrienti in quelli rimasti, che risulteranno a completa maturazione più colorati e zuccherini. A fine luglio e nel mese di agosto le attenzioni maggiori dell'azienda sono rivolte alla cantina. La vigna non viene dimenticata, ma il lavoro non è più pressante come prima. Alla cantina del Nebbiolo questi sono i tempi dedicati agli imbottigliamenti, alla preparazione delle attrezzature e dei vasi vinari per pigiature e vinificazione. Nei filari si torna per valutare la maturazione delle uve e progettare tempi e modi per la vendemmia e la vinificazione. Tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, nelle vigne si celebra la vendemmia. Quando la maturazione dei grappoli è piena, vitigno dopo vitigno, vigna dopo vigna, si comincia la raccolta delle uve per portarle in cantina per la vinificazione. È un periodo di grande fermento. Alla cantina del Nebbiolo i viticoltori associati sono tanti, quasi 200. Anche i vigneti sono numerosi, 300 ettari, e dislocati qua e là tra il Roero e la Langa. L'80% alla sinistra del Tanero, il 20% alla destra. Bisogna coordinare i lavori, programmare le vendemmie, organizzare. Nessuno deve perdere tempo o creare intralci, perché tra settembre e ottobre ogni ora vale oro. Ogni vigna ha i suoi tempi, i suoi caratteri, le sue esigenze. Di tutto bisogna tenere conto. La vendemmia comincia di solito con le uve bianche, il moscato, poi l'arnese, la favorita e la nascetta. E poi si staccano le uve nere. Dolcetto tra le precoci, Fresa e Bonarda come uve intermedie e infine Barbera e Nebbiolo. Lungo l'anno ogni vigneto viene visitato più volte e tenuto sotto controllo dai tecnici della cantina. Gli obiettivi sono due: aiutare i viticoltori a prendere man mano le decisioni più appropriate e prevedere in tempo i caratteri positivi o negativi delle uve in produzione per poterle lavorare al meglio in cantina. I controlli più sistematici si fanno negli ultimi 30-40 giorni con la valutazione visiva dei grappoli e la periodica raccolta di acini per evidenziare il decorso della maturazione, l'aumento graduale degli zuccheri e l'altrettanta graduale riduzione degli acidi. Poi, ultimate le operazioni preliminari, si comincia. In ogni vigneto le uve vengono staccate con cura, controllate in modo rigoroso e raccolte in contenitori appropriati, con i quali verranno conferite in cantina. Quando arriva in cantina, il socio viticoltore è orgoglioso di quel carico di uve mature. Pressate e pigiate a seconda del tipo, le uve danno sempre luogo a un mosto zuccherino e profumato, che in base all'origine e alla particolare ricchezza verrà indirizzato nella vasca riservata perché inizi la sua fermentazione. Dapprima il mosto è silenzioso e tranquillo, poi poco per volta prende a mormorare. Alterna suoni e respiri, rumoreggia e sobbalza. Passati i giorni del tumulto, poco per volta la fermentazione si placa e così il gorgoglio delle vasche. A questo punto il cammino dei vari vini si separa. Ognuno ha una sua strada da percorrere. I prodotti fragranti da vendere e consumare giovani restano ancora qualche mese nei contenitori di acciaio inossidabile a completare il loro processo di pulizia e affinamento. Poi ci saranno le bottiglie o altri contenitori più grandi ad accoglierli. I vini di maggiore struttura e destinati ad una più lunga maturazione cambiano letto. Dall'acciaio passano al legno, piccolo o grande. Un letto più caldo e accogliente, soffice e prezioso, dove smorzano le spigolosità giovanili e cercano nelle loro strutture più intime i caratteri nobili della maturazione. Nei contenitori di legno i tempi sono differenti. Dipende tutto dalla struttura del vino, dalle specifiche norme del disciplinare e dal prodotto che si vuole ottenere. Pochi mesi per il Langhe Nebbiolo, un anno per il Nebbiolo d'Alba e la Barbera d'Alba, qualcosa di più per Barolo e Barbaresco. Quando il tempo della maturazione è concluso, anche questo vino trova la sua bottiglia ad accoglierlo, di diverse dimensioni, ma sempre di vetro.
Al suo interno si verificano altri processi, altrettanto affascinanti e misteriosi. Il vino si affina nel senso più vero della parola. Le spigolosità giovanili sono solo un lontano ricordo e nella bottiglia il vino scopre dimensioni e caratteri nuovi. Il colore si fa vivo ed elegante, il profumo si completa con i sentori terziari, il sapore trova la migliore armonia tra le varie componenti e prepara l'incontro con un consumatore sempre più appassionato ed esigente. Così prepara la festa, anzi tantissime feste. Una per ciascuna delle occasioni in cui una di queste bottiglie verrà stappata e servita a tavola, insieme o a un piatto o a un cibo speciale. Non importa se un piatto della tradizione o di quella voglia infinita di nuovo e di mai provato che sta nell'uomo. Nei calici, il brindisi completa il percorso del vino, un percorso iniziato un giorno d'inverno in una vigna innevata in collina, tra Roero e Langa, e conclusa su una tavola del mondo.